Allora, signora Serreni, abbiamo fotografato degli abiti bellissimi indossati per l'occasione da delle modelle sinaesi. A che periodo risalgono? Che fanno parte del gruppo folk Funtanino di Lie. A che periodo risalgono questi abiti? Dunque, sono costumi che risalgono a metà, fine 800, metà 800. Appartenevano a mia nonna, lei li ha indossati per sposarsi e poi li ha usati una mia zia che era vestita in costume, così non con abiti moderni, insomma, lei ha portato avanti la tradizione dei costumi, come si usava a vestire a Siena, insomma. E poi li abbiamo ereditati noi e noi li abbiamo usati fino ad oggi, li stiamo ancora usando. Perché il costume sardo viene considerato una sorta di patrimonio, quindi si eredita. E da chi viene ereditato principalmente? In genere, se c'è una figlia che ha deciso di usare quel costume, come era mia zia, lo eredita quella. Altrimenti, spesso purtroppo lo dividono un pezzo all'uno, un pezzo all'altro, cosa bruttissima. Abbiamo fotografato molti pezzi. Noi abbiamo avuto la fortuna di ereditarlo intero da questa zia che non aveva figli, Ho per capito. cui sono rimasti così. Abbiamo fotografato molti pezzi singoli, anche quei pezzi Sì, appartenevano a sua nonna. tutto quello che qui apparteneva a mia nonna, tutto quello che abbiamo fotografato. Possiamo dire che lei è una collezionista, quindi di Diciamo vestiti che, una collezione, sani. che sono una collezionista perché io ho sempre amato, anche per appunto il lavoro che faceva mio marito, essendo un impiegato della rete provinciale per il turismo, quindi interessato ai gruppi, Sant'Efisio, sono sempre stata in mezzo ai costumi, per cui mi sento, non lo so come dire, mi piacciono, ecco. Sì, come si conservano i vestiti? Abbiamo visto che sono veramente, alcuni pezzi sono tanto Noi antichi. abbiamo ereditato anche il mobile dove la nonna riteneva. Vanno custoditi con della carta velina, piega per piega, anche nel grembiule, piega per piega, e poi va tutto involto con la carta velina e posti nel mobile adatto. Purtroppo il tempo usura i Il tempo vestiti, usura i quindi vestiti. abbiamo visto che soprattutto per il fatto che sono tanto antichi, alcune parti vengono usurate, soprattutto le più delicate Sì, ma come infatti molte il ricamo. volte bisognerebbe metterli ancora all'aria perché si consumano anche tenendoli sempre chiuse in un cassetto, sarebbero anche un po' portati fuori all'aria, insomma. È possibile restaurarli? Sì, è possibile restaurarli, però io non sono d'accordo perché è sempre un passo storico, non è il costume antico. Cioè, in piccole parti, piccole cose sì, ma proprio rifare ricambi, rifare cose non sono Per che occasioni vengono usati ancora questi abiti originali? d'accordo. L'ultima volta che questa mia zia da qui, la nonna che abbiamo ereditato, eccetera, eccetera, l'ha usata per il mio matrimonio, 50 anni. Quindi ci sono ancora delle occasioni pubbliche che permettono Sì, l'utilizzo di questi e vestiti? poi li utilizziamo nelle sfilate, cioè nel gruppo formalo, si sa l'attività che fa e li usiamo, non questi, perché questi sarebbe troppo portati per ballare. Mentre negli spettacoli Negli si evita. spettacoli si evita di usare questi costumi perché è un peccato rovinarli, sono costumi rifatti nella stessa maniera. Possibilmente anche con tessuti che gli assomigliano, però non possiamo usare questi per
questi si usano nelle sfilate, eccetera, ma come gruppo forco, balli, eccetera, non li usiamo. Ok, possiamo concludere, grazie alla signora. Grazie a voi. Grazie a voi.